Fare i conti con l'ambiente, siamo a Ravenna, oggi nell'ambito del seminario sul progetto C4. Incontriamo Giorgio Arienti del Consorzio RAE Ecodom, direttore generale. Ecco, oggi ci sarà una tavola rotonda in cui verrà trattato il tema del riuso, della valorizzazione. Qual è la vostra posizione? Ma certamente il riuso, cioè la possibilità di prendere un rifiuto, in questo caso un rifiuto elettrico ed elettronico, e dargli nuova vita, quindi riutilizzarlo secondo la funzione originaria, una lavatrice che torna a essere una lavatrice, un forno che torna a essere un forno, un PC che torna a fare il PC, è certamente un'ipotesi interessante, tant'è che nella gerarchia di gestione dei rifiuti della Comunità Europea prima e dell'Italia poi è certamente in posizione molto alta, ancora al di sopra del riciclo dei materiali. Ci sono due problemi però che vanno affrontati e in qualche modo risolti. Il primo è di carattere operativo e riguarda la gestione dei rifiuti nelle isole ecologiche. Ciascuno di noi ha esperienza di cosa sono le riciclerie, le isole ecologiche, i centri di raccolta istituiti dai comuni. Spesso le apparecchiature elettriche e elettroniche che vengono buttate lì sono danneggiate, sono rovinate. Vengono rovinate proprio nel momento in cui vengono buttate nel centro di raccolta. E quindi è forse troppo tardi pensare di effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dopo che i RAE sono stati buttati nelle isole ecologiche. Bisognerebbe forse cercare di intercettarli prima, cioè di dare prima al consumatore la possibilità di dire: questo rifiuto è ancora in buone condizioni, per cui non lo butto in mezzo agli altri, lo affido a qualche soggetto che è in grado di fare un'operazione appunto di preparazione per il riutilizzo futuro. Il secondo problema è più di carattere normativo, ma è un problema estremamente delicato. Un rifiuto è un'apparecchiatura che non funziona più e che tendenzialmente dovrebbe essere distrutta e riciclata. Invece viene in un certo momento deciso di farla tornare ad essere un prodotto. Ecco, il produttore, cioè il soggetto responsabile del corretto funzionamento di quella nuova apparecchiatura, non può più essere quello originario. Nel senso, immaginate... È chiaro che se si parla di un PC è abbastanza facile, ma immaginate che sia un forno che funziona anche a gas. È diventato un rifiuto, qualcuno ci ha messo le mani, l'ha rimesso in condizioni di funzionare e poi questa apparecchiatura crea problemi e a casa mia scoppia. Chi è il produttore che diventa responsabile anche dal punto di vista civile e temo in qualche caso anche penale, che quel prodotto non ha più assolto in modo corretto la sua funzione? Certamente non può essere il soggetto che l'ha fabbricato la prima volta, perché c'è qualcun altro che ci ha messo le mani. Questo problema va risolto prima che questi RAE tornino prodotti e tornino sul mercato, perché i rischi per la salute dei consumatori potrebbero essere rilevanti e quindi ci vuole che ci sia un soggetto che si assume la responsabilità. Ingegnere, chi è il valorizzatore? Chi sarà il valorizzatore? Chi sarà il valorizzatore nel senso... Nel senso, nel progetto C4 c'è questa figura professionale prevista, no? Che dovrà intercettare, ecco, mi collegavo alla sua perfetto, risposta. Perfetto, io penso che ci debbano essere un mix di competenze tecniche e di attenzione sociale. I RAE che tornano ad essere prodotti, i RAE che tornano ad essere apparecchiature sul mercato, non saranno mai un flusso preponderante, però potrebbero essere un flusso importante. È necessario, credo, che le associazioni del terzo settore diventino protagoniste di questa attività di pre-intercettazione dei rifiuti in buone condizioni e che però si avvalgano di strutture tecniche competenti e qualificate che siano poi in grado di certificare dal punto di vista della sicurezza del prodotto che il lavoro di preparazione per l'utilizzo è stato fatto in modo adeguato. Grazie. Grazie a lei. Grazie.